è nudo, che c'è le bretelle dietro? Eccoci, ragazzi, anche questa sera siamo qui con Silvano Agosti, qui per rispondere alle vostre domande. Siamo qui per prenderci un'oretta alla settimana di calma, di fermarci un attimo e metterci un attimo a pensare a noi stessi e per crescere un po'. Allora, per esempio, qua abbiamo Max che ci scrive: Caro Silvano, tu dici che tra 1000 anni ti potrebbero riportare in vita grazie alle cellule staminali, ma non pensi che invece sarà solo un clone? E perché no 10 Silvani cloni? Io penso che se non ti congelano e ti scongelano, l'originale è andato per sempre. No, non è vero, perché se tu hai davvero i dati, puoi partire dalla stessa partenza con cui parte il feto, no? Cellula fecondata, poi la formula, e poi viene fuori. Il problema semmai riguarda l'apparato mnemonico, cioè tutto il bagaglio della memoria. Che cosa c'è di tutta la memoria della mia vita, in me che vengo riportata alla vita? Secondo me c'è tutto. C'è tutto, però non è attivo. Ma quello lì è il perfezionamento, sarà. A un certo punto prima si fa la statua, poi la si perfeziona, capisci? E poi la si ama, la si adora, la statua. Capito? Cioè, Capito. intanto l'unico problema che ti ho fatto capire è la memoria della propria esistenza, non è la propria esistenza, perché quella è facilissimo riprodurla. Con le cellule staminali. Grazie anche alle cellule staminali, ma ci vogliono tutti i dati indispensabili, tra cui quali sono i dati per riportarti in vita? Beh, sta tutto nel DNA, no? Il DNA è l'aspetto teorico della tua esistenza, della tua vita. Però c'è il problema del bagaglio della memoria, quello lì è un problema che non si può fare altro che attraverso l'esperimento. Che poi giustamente Max ci dice: Ma 10 Silvani in vita nello stesso momento, cosa sono? Un popolo, anzi, paradossalmente il popolo ha la sua unità nel fatto che ogni persona non è se stessa e rappresenta l'essere umano a livello più basso, più insignificante, ma anche comunque più significativo. Capisci? Cioè, ma a te non sembra un po', come dire, non voglio dire inquietante, ma insomma, qualcosa di simile, il trovarsi 10 persone uguali, in vita nello stesso momento? No, sai, perché io per esempio, che sono io sono praticamente il propugnatore del gemellaggio di 7 miliardi di persone. Sono 7 miliardi di gemelli gli esseri umani, perché sono identici uno all'altro in sostanza. Non c'è un'identità, diciamo così, totale, ma tutti hanno due occhi, tutti hanno un naso, tutti hanno una bocca, tutti hanno due braccia. Tutti hanno 10 dita, tutti hanno 10 unghie, eccetera, eccetera, eccetera. Si fa l'elenco di tutto ciò che hanno di identico, identico, perché il fegato è identico, il colon è identico, il cuore è identico, tutto è identico. Capisci? Poi bisogna arrivare all'identità. L'identità che cos'è? È la somma dell'esperienza di vita che è contenuta nell'esistente, no? Quella no. Lì non c'è gemellaggio. No, quella è la differenziazione. Ci sono delle analogie, ma non c'è il gemellaggio come negli organi, come nella struttura delle cellule, come nel cuore, eccetera. I nostri cuori, il tuo cuore e il mio sono gemelli, c'è poco da dire.
Poi dopo si può dire che non sono gemelli uniovolari, ma secondo me sono sempre gemelli, i nostri polmoni sono gemelli uniovolari, sono perfettamente identici, capisci? Il fatto che vari una dimensione, io per esempio ho visto due gemelli che erano assolutamente precisi, ma uno era un po' più alto dell'altro. Ma allora è un po' strana questa cosa, no? Strana, no? Ti dico che può esserci quindi un elemento che li differenzia senza che cessi di esistere il gemellaggio. Ma io ogni persona con la quale parlo, compreso te, metto in grano la marcia che sto parlando con me stesso, che si chiama Davide. Cioè io sono di fronte a un me stesso che ha fatto tutte le esperienze che ha fatto Davide nella sua vita. E io non ne ho fatta neanche una, perché io ho fatto quelle che ha fatto Silvano nella sua vita. Quindi se il contenuto di un libro sono le righe stampate all'interno delle pagine, il contenuto della nostra personalità è l'insieme delle esperienze che abbiamo fatto, Sono d'accordo. capisci? E quindi ci possono essere sicuramente delle analogie, tutti e due siamo stati lattanti, tutti e due siamo stati infanti, cioè incapaci di parlare, tutti e due abbiamo imparato più pianino da soli a camminare, più pianino, moltissime analogie ci sono. Però c'è il carisma che ogni essere umano vivente è diverso da qualsiasi altro. Quindi ci sono Ecco. 7 miliardi di diverse interpretazioni del DNA umano e questi sono l'umanità. Insomma, siamo tutti gemelli, ma siamo tutti diversi, i gemelli diversi. Esatto, ma il grande mistero dell'essere umano è proprio questo, che siamo tutti uguali, ma siamo ognuno diverso. E anche Capisci? qua molto hegeliana questa cosa. Ma sai, io volevo dire, io trovo che le esperienze siano fondamentali anche perché quando due persone hanno un'opinione diversa, dipende, non dico solo, ma quasi totalmente dalle esperienze, cioè due persone hanno opinioni diverse perché semplicemente hanno fatto delle esperienze diverse, perché le esperienze ti portano a delle conclusioni, quindi a delle opinioni diverse. Però non è che una sia giusta e l'altra sbagliata nella maggior parte dei casi, semplicemente abbiamo delle esperienze diverse. Sì, ma la diversità intanto non rappresenta un elemento negativo. Anzi, la diversum è come un'altra direzione, come le strade, no? Le strade sono tutte le strade conducono a Roma, mettiamo, no? Però ci sono magari 10.000 strade, e però c'è questo detto, tutte le strade conducono a Roma. Quindi c'è la diversità di strada in strada, ma l'unità perfetta dell'intento. Qualsiasi strada uno percorra arriva a Roma. E questo non è mica poco, eh? Oh. Adesso vediamo se c'è anche qualche altra domanda un po' meno Sì, topografica. l'hai portata tu sulla topografia. No, allora, per esempio, Federica ci scrive: Ciao Silvano, la volta precedente hai detto che avresti parlato dell'immaginazione. Sono molto interessata a questo argomento. Prego. Non ho detto che Non ho detto. avrei parlato dell'immaginazione, cara Federica. Cara Federica, io, a parte che mi piacerebbe ci fosse una ragazza che apre il suo dialogo con me dicendo, caro Silvano, se fossi lì ti offrirei di fare l'amore, però siccome non si può fare via telefono, allora ti saluto e basta. Mi piacerebbe che ci fosse una ragazza che dicesse quella cosa lì. Comunque, se ci sarà, mi Magari c'è, piacerebbe. magari c'è. Magari c'è. Comunque io ricordo agli ascoltatori che fare l'amore è un po' come fare musica, no? Non è sufficiente avere uno strumento, cioè l'uomo per la donna per l'uomo, il corpo della donna, il corpo dell'uomo. Non è sufficiente per fare musica il fatto di avere uno strumento. Uno può avere uno Stradivari, che è un rarissimo strumento del violino, e non essere capace di suonare il violino, per dire.
O uno può essere come Otto Ughi, che è il più grande violinista vivente, però c'è un violino, mettiamo scrauso, e suona sul violino scrauso, capisci? Quindi c'è il fascino, ecco, il fascino della diversità. E io sono molto affascinato ogni volta nel constatare che Davide non è Silvano, che Silvano non è Davide, capito? E quindi c'è un dovere di essenzialità per tutti e due. È essenziale che tu ci sia, come è esattamente essenziale che ci sia anch'io. Capisci? Sì, io vorrei assicurarmi che quando te dici, cioè quando te menzioni me, per fare un esempio di una persona qualsiasi, le persone che ci ascoltino, che ci ascoltano, mettano anche il proprio nome, lo stesso nome al posto di quando te dici Davide, perché qua, insomma, il tuo esempio si riferisce a tutti, no? Quindi sarebbe bello. Beh, ma volevi parlare dell'immaginazione o... Io non volevo parlare dell'immaginazione, ma dell'immaginario. Io penso che, adesso ti faccio un esempio, io sto scrivendo un libro intitolato Circo in me la donna. È la storia di una donna che scopre l'orrore della monogamia, no? Dice, è orribile, io mi sono scoperta donna e monogama. Ho chiesto in giro, ma cosa vuol dire monogama? Vuol dire, mia cara, che se tu ti innamori di un uomo, puoi farci l'amore, ma devi fare sempre l'amore con lui e con nessun altro. E lei dice, ma siete impazziti, capito? Questa donna subito chiede di guarire dalla monogamia. Dice, no, io voglio fare l'amore con tutti gli uomini che desidero e che mi desiderano. Lei vuole essere in quella libertà lì. Soprattutto vuole essere libera di decidere se sì o se no. Non che è obbligata a fare l'amore sempre con lo stesso, perché sennò tradisce l'amore, capisci? Sì. Ecco, è una galera in quel senso lì il matrimonio. E dunque l'immaginario dov'è? L'immaginario nel mio romanzo è quello che il guru adopera per guarire questa donna, perché le dice, sai perché tu sei monogama? Perché tu non sei malata perché non stai andando a fare l'amore con tanti uomini. Sei malata perché non lo desideri più. Quindi tu, se vuoi liberarti dalla monogamia, devi ritrovare il desiderio prima. E lei gli chiede, gli dice, ma come si semina il desiderio della libertà nel cuore di una donna? E lui le dice, adesso ti dirò come. Tu adesso, ogni volta che incontri per strada un uomo, o che vedi per strada un uomo, devi immaginare, senza dirgli niente, che vai lì e fai l'amore con lui. Immaginare, lui non si accorgerà di niente, perché lo immagini te dentro di te. Se tu fai questo con tutti gli uomini che incontri, acquisterai un'abilità straordinaria, tale che a un certo punto avrai fatto talmente tanti immaginari rapporti d'amore che nel vedere un uomo ci hai già fatto l'amore, capisci? E allora lui la guarisce dalla monogamia in questo modo, perché lei si limita, però gli dice, guarda che però prima tu non devi assolutamente fare l'amore con nessuno, neanche se lo desideri. Prima devi immaginare che lo fai con tutti quelli che incontri, tutti, vecchi, bambini, alti, grandi, piccoli, larghi, grassi, magri, con tutti, devi immaginare, devi, diciamo, entrare nel regno dell'immaginario e non uscire mai da lì. Questo che cosa ti porterà? Ti porterà pian piano a scoprire il desiderio. Ti tolgo, guarisci e in un primo tempo guarisci di immaginare, ti comincia a divertire moltissimo questa storia dell'immaginare e fare l'amore,
E poi l'immaginario, siccome è inesauribile, tu scopri che di fronte a una persona diversa il tuo immaginario di fare l'amore è diverso. Non fai l'amore sempre allo stesso modo. Lo fai come se gli altri fossero davvero tanti, diversi, ma uguali. E allora l'immaginario, lei guarisce, guarisce perché poco a poco, a forza di immaginare che fa l'amore con tutti i maschi che incontra, lei comincia a desiderare di più alcuni maschi e un po' di meno da altri. E questo è già il desiderio che è in funzione, no? Se no ci sarebbe il desiderio passivo, come quello che c'è per uno che ha fame, non ha mangiato, desidera mangiare, ma non è che desidera, non so, un cibo particolare. Anzi, siccome le persone non fanno mai l'amore, sono come persone che non mangiano mai, per cui uno che non mangia mai accetta qualsiasi cibo. Per questo le persone fanno la parodia più oscena dell'amore, che è quando vanno con la puttana. Un uomo che va con una puttana non farà mai l'amore, mai. Capito? A parte il fatto che fare l'amore esige dei tempi che sono impensabili per una prostituta, perché se io decido di fare l'amore con una donna, devo dire che devo prepararmi, che investo almeno dalle 7 alle 9 ore di tempo. Capisci? Per fare davvero l'amore con una donna. Non mi interessa minimamente cavalcarla come fanno tutti i maschi che appena ci sta le vanno addosso e la cavalcano, no? Boh, 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 boh. Poi vengono, poi si accendono la sigaretta e si addormentano, capito? No, questo non mi interessa da nessun punto di Ma vista. allora, hai detto, ci vuole tra le 7 e le 10 ore. In questo tempo, cos'è che si fa? Cos'è quali sono le azioni che... Tanto prima nasce il toccamento delle menti e delle anime, cioè il dialogo verbale. Prima c'è il dialogo verbale, che può durare quanto si vuole. Dopo il dialogo verbale c'è il dialogo degli accertamenti di che cosa significa per l'altra persona fare l'amore. Cosa significa per te fare l'amore? E c'è il confronto. C'è il confronto. Il confronto. Perché può darsi che una donna dica, anzi io ho suggerito a moltissime donne, se volete vincere la ritrosia che la monogamia vi fa sperimentare nell'incontro d'amore, dovete praticamente essere voi a offrirvi all'uomo. Capito? E Sì. insomma, fare l'amore davvero significa perdersi nell'infinito. Sono due anime che si perdono nell'infinito. Prima diventano due, poi diventano una sola anima e poi nell'infinito ritrovano la dualità, ma rimanendo una sola anima. Quindi Che poi l'infinito qua si intende che quando si fa l'amore, ognuno dei due è l'infinito. Quindi, infatti, te hai sempre detto l'amore è l'incontro tra due infiniti. certo, calcola che l'infinito, io nel mio libretto di poesie che ti ho regalato, ho definito l'infinito una linea che curva, che sogna la perfezione del cerchio, ma non la potrà mai raggiungere perché le manca un punto. E anche all'infinito manca un punto, perché se avesse un punto sarebbe il finito. Sarebbe finito. Invece, l'infinito è una superficie curva che ammira la perfezione del cerchio, che è perfetto il cerchio, no? 360 gradi. E il cerchio è l'immagine geometrica più perfetta che ci sia. Non è il triangolo, è il cerchio. Perché il cerchio contiene qualsiasi cosa, il triangolo no. Ascolta, sempre Federica, visto che tra l'altro si parla di amore, quindi di esperienze estatiche, ti chiedeva se posso, volevo chiedere anche cosa pensi, Silvano,
dell'estasi, quali capacità servono per raggiungerla? Grazie. Ecstasis potrebbe significare uscire dall'immobilità, e cioè l'estasi potrebbe essere la tua anima che vaga appunto nell'infinito. Se vuoi vado a cercare l'etimologia sul momento. Sì, a me piacerebbe che la Federica, per esempio, accettasse di fare un confronto con me in un invito reciproco a fare l'amore via internet. Cioè proprio invitarla qui in trasmissione, quindi. No, che lei viene in trasmissione e noi facciamo, decidiamo che faremo l'amore in internet, cioè descrivendo quello che stiamo facendo. Capito? Capisci, cioè più o meno sì. Proponilo, se lei ci sta ascoltando forse... No, ma sicuramente ti ha sentito. Ah, va bene, allora. Federica, se ti interessa, possiamo decidere che non c'è niente di scandaloso nel fare l'amore. Secondo me fare l'amore è una cosa sacra. Quindi è un po' come se noi facessimo una messa via internet. A parte che la messa è infinitamente più, secondo me, più triviale e più orribile di qualsiasi ipotesi che fa l'amore. Poi, in che cosa consiste la messa? Consiste nel fatto che degli esseri umani mangiano il corpo di Gesù, cioè diventano cannibali e lo mangiano. Infatti il prete dice Corpus Christi e gli dà l'ostia in bocca e quell'altro mangia, cioè, potrebbe essere un braccio, un dito, un orecchio. Capito? E comunque questa è una cosa barbara, no? Barbara. Invece fare l'amore che cos'è? Fare l'amore è probabilmente il desiderio di diventare l'altro. Io voglio diventare Federica. A patto che Federica sente il desiderio di diventare me. Se no non voglio diventare Federica. Federica deve uscire da se stessa ed entrare dentro di me, e io devo uscire da me stesso ed entrare in Federica. Ecco, infatti estasi vuol dire proprio star fuori di sé, etimologicamente. Io direi proprio come, io ho tirato lì una spiegazione della parola estasi, l'ho inventata, cioè fuori dall'immobilità, è più, sì, più preciso, perché fuori da sé è già fuori da un volume, invece fuori dall'immobilità vuol dire che come i bambini una persona in estasi è in eterno movimento. È tutto contento, eh? Sì, no, perché qui là, bum, 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 capito? Sono in estasi. Purtroppo del fare l'amore, in genere le persone conoscono l'aspetto più esteriore e più insignificante, che si risolve poi tutto nel fenomeno della penetrazione, che è il più insignificante dei fenomeni del fare l'amore. Tanto che io consiglio alle ragazze di dire, quando uno fa loro la corte, ho notato che mi fai la corte, possiamo fare una prova, proviamo a fare l'amore 2 o 3 volte, però in queste 2 o 3 volte escludiamo la penetrazione. Se escludi la penetrazione, il maschio rimane allibito e si suicida. Perché, perché lui vuole solo quella. Vuole solo la penetrazione, vuole solo il suo pisello entri nella passerina della donna. Che è la cosa, sinceramente, che ha una sua importanza, ma non è per niente la cosa più importante da fare l'amore, capisci? E molti uomini ignorano, non sanno niente del corpo umano. Pensa che il corpo di una donna può, senza la penetrazione, può solo con le carezze, sperimentare una quindicina di orgasmi.
capisci? E l'ignoranza assoluta che c'è sul fare l'amore fa sì che i maschi credono che l'unica cosa che produce l'orgasmo è la penetrazione. Non è affatto vero. Io ho fatto ridere, te l'ho raccontata già la cosa che ho fatto ridere, ti ricordi? A Milano. Detta così naturalmente. A Milano ero andato a un congresso e a un certo punto si è alzato un medico che ha detto: Agosti, c'è una leggenda metropolitana che dice che una notte di sabato lei è andato a letto con una donna e questa donna in quella notte d'amore lì avrebbe avuto 23 orgasmi. E io, facendo ridere tutti, ho detto: è la solita inesattezza, prima di tutto gli orgasmi furono 24, non 23. E tutti ridere. Ma l'orgasmo, ci sono infiniti modi per produrlo in una donna che non c'entrano niente con la penetrazione. Solo che se uno non li conosce, è come se uno suonasse il violino muovendo le dita sul retro dello strumento, che è di legno, e non sulle corde, capisci? Quindi c'è un'ignoranza assoluta che circola. Ma non solo nel fatto di fare l'amore, anche nell'amore. Perché per molte donne l'amore sarebbe quello squittio che loro fanno quando si rivolgono al loro bambino, che si girano e gli dicono: amore! Ecco, sarebbe l'amore. Invece, amore. L'amore che muove il sole e le altre stelle. Cioè, l'amore è un'energia capace di muovere il sole e le altre stelle. Amor che al cor gentil ratto s'apprende. Amore che si entra facilmente in un cuore nobile. Amor che cosa dirà? Amor che a nullo amato amar perdona. Sai che sono i due versi più difficili da spiegare, perché vuol dire che una persona, se è davvero amata, non può fare a meno di riamare, capito? Io non sono tanto convinto che sia così. Sì, tant'è vero che io ho scritto una poesia che dice: mi hai chiesto per amore di non amarti, perché ti inquieta non saper riamare. Ascolta, andando avanti con le domande, che sono tra l'altro quasi tutte su temi come questo, però fermiamoci, cioè prendiamo una pausa giusto per un secondo su questo tema. Mio amico omonimo Davide chiede di fare una magia praticamente, cioè dice: in questo periodo si stanno verificando temporaloni micidiali e io ho molta paura. Secondo te cosa possiamo fare per calmarli un po', cioè per calmare i temporali? Per calmare i temporali, intanto bisogna calmare le persone dalla paura, perché uno che ha paura è piuttosto inquieto, no? Quindi intanto la paura che dietro l'angolo ci sia una persona col mitra che vi ammazza, la si risolve solo girando l'angolo e scoprendo che dietro l'angolo non c'è nessuno. Gli stessi termini, il temporale, le devastazioni della natura. Intanto la natura non è che dice: ah no, qui hanno costruito delle case, mi dispiace, ma allora io il monsone lo sposto da un'altra parte. Non può fare questi ragionamenti la natura, capito? Non li può fare. Per la natura la Terra è solo un pianeta e basta. Sono dei vortici, no, quelli lì? Sono dei vortici tremendi. Senti, ma la Federica dove è finita? Che abbiamo detto delle cose importantissime, è svenuta? No,
Ma allora, per Si esempio, fa qualcosa aveva scritto Love Silvano, molto, come Love. dire, top. E Love. poi, esatto. E poi, caro Silvano, per me fare l'amore è una preghiera. Sì, anche per Sì, me, ho anche detto per io, me, ho detto perché come è desiderio. cosa sacra però Federica, ti dico una cosa, a me ci sono certe cose nella descrizione di Dio che non mi piacciono. Per esempio, il fatto che Dio si faccia pregare non mi piace. Capito? La preghiera non deve essere una poesia di devozione, è una dichiarazione d'amore la preghiera. Ma non è una cosa come prendi il Padre Nostro. Padre Nostro è una preghiera, se tu la vai a capire nei suoi significati, molto servile. Padre Nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. E chi l'ha detto e perché? Perché deve essere fatta la sua volontà? Scusa. Già lì c'è poi il servilismo dell'essere umano, no? Venga il tuo regno, che oggi si dovrebbe persino dire venga la tua repubblica, ma farebbe già ridere, no? Venga il tuo regno. E perché deve venire il suo regno? Non è meglio che non venga nessun regno? Capito? Sia fatta la tua volontà. No, sia fatta la volontà di chiunque, se è una volontà di bene. Così in cielo come in Capito? terra. Sia in cielo che in terra, ma dico, siamo impazziti. È una preghiera servile il Padre nostro, capisci? Ma allora, tornando cioè in sostanza, i temporali non si possono cambiare, dobbiamo cambiare noi. Non puoi cambiare le persone che ti danno No, fastidio, no. devi cambiare il tuo atteggiamento. Ascolta, il temporale sicuramente si annuncia. Cioè uno lo sa se ci sarà il temporale o no. E per esempio esistono dei rifugi. Io mi ricordo quando c'era la guerra che tutte le notti verso le 3 di notte mi venivano a svegliare me che ero bambino, avevo 9-10 anni. E mi portavano sulle spalle al rifugio, no? Antiaereo. Antiaereo, certo, se no saremmo, chissà quante volte sarei morto io, capito? E per esempio a Brescia c'era un tunnel, che era stato scalato, un tunnel come una galleria per le macchine che passavano, e i cittadini brescianesi andavano sotto quel tunnel lì, quando c'era che c'è il bombardamento, capisci? Perché sopra il tunnel c'era un'intera collina, quindi potevano anche buttare le bombe sulla collina, ma non, il tunnel rimaneva intatto. Sì. Ecco, quindi il rifugio c'era per la guerra e c'è anche per i temporali. Ma la mia compagna, con grande spontaneità, è abituata che mi dice, per esempio, guarda che io devo uscire fra 5 minuti e sta piovendo. Ti dispiace far smettere di piovere? E io dico, va bene, dai, adesso non ti preoccupare, vestiti, vai, vedrai che quando scendi non piove più. E lei, 90 su 100, va giù e non piove più. Ma lei lo trova così normale che non mi dice più, oh, fantastico, sono scesa e non pioveva più. Per cui io ho perso il controllo della magia e non so se è un caso o se è la mia magia, capito? Perché lei, chi gli frega? È talmente abituata che mi dice, dai, 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 dai che io devo andare, fai smettere di piovere, per dirti, no? E devo dire che io ci sto sempre, ma senza starci
con la sensazione che accetto di fare una truffa, ma ci sto a credere che, capisci? Cioè, io mi trovo bene a credere che se io penso con un sentimento infinito che quella pioggia lì gli lascia ancora 3 minuti o 4 e poi basta, perché ormai sta già cadendo, non la posso, mica posso fermarla. Io sono quasi certo che il mio pensiero può far chiudere le nubi in modo che smette di piovere. Io sono quasi convinto di questo, capito? Perché? Perché do al pensiero la caratteristica della materia, la materia più delicata, più percettibilmente fragile che ci sia è il pensiero, ma proprio perché è così fragile, il pensiero è fortissimo. Proprio perché non ha l'immaginario. Non ha spazi, capisci? Io posso immaginare 5.000 case o 10.000 case e il mio immaginario le ospita, capito? 100.000 case. L'immaginario è un infinito. L'immaginario è un infinito. È un infinito, è come la linea retta. La retta viene definita l'insieme di infiniti punti. E il punto, senti che bella definizione che il punto è. Il punto è un ente geometrico privo di dimensioni. Ora, questo sapere che io vi sto comunicando esce dalle mie viscere, non dai libri. Capito? Però se voi andate a controllare, vedrete che è così. Capito? Ascolta, beh, speriamo di riuscire a rispondere a tutte le domande. Luigi ci scrive: caro Silvano, c'è una cosa che ti spaventa più di tutte oggi? Punti di domanda, ce l'ho detto io. Prego. Intanto io posso accettare che mi possa accadere di spaventarmi, ma spaventarmi vuol dire che io sto contemplando l'azzurro del mare, a un certo punto arriva una ruspa che fa un rumore tremendo, un fracasso terribile e si ferma a 1 millimetro da me, allora mi posso spaventare, ma se no io non conosco la parola spavento, non c'è qualcosa che mi spaventa. Io penso sempre che il mio corpo troverà la soluzione perfetta per salvarsi. Devo semplicemente dargli la possibilità di farlo. Ma la Federica non ha detto più niente? Non so, no, cioè, no, dopo il discorso della preghiera, no, ma io spero che vi scambierete i numeri di cellulare e vi sentirete, va bene? Ma no, io volevo capire se la Federica era disposta a pregare con me in internet. Ascolta, do un attimo la precedenza alla domanda di Christian, che è arrivato, e dice: Silvano, domanda provocatoria, chi sta peggio in una scuola, gli alunni o i professori? O non c'è chi sta meglio o peggio, stanno male entrambi proprio perché sono a scuola? E lo stesso vale per il lavoro? Assolutamente sì. Però alla parola lavoro devi mettere, e anche alla parola scuola devi mettere, perché sia così, devi mettere l'aggettivo obbligatorio. Il lavoro obbligatorio è orribile, la scuola obbligatoria è altrettanto orribile. Essere obbligati per un bambino, invece che andare nel parco a giocare, di entrare in un'aula dove si deve sedere in un banco, dove c'è un poro Cristo lì, che, di insegnante che non sa cosa fare in sostanza,
dove deve dire delle cose che apparentemente devono interessare di colpo tutti e 24 i bambini, cosa abbastanza impossibile, perché i bambini stanno pensando agli affaretti loro, capito? Quindi la scuola è una depravazione assoluta e dove l'adulto vive il termine della disperazione, secondo me. E il bambino idem. Se tu pensi che un bambino è lì che sogna di andare a giocare a palla nel parco e invece deve stare lì col quaderno, con la biro, deve scrivere delle parole, pensa che palle. Se io mi sono laureato da Pede, io se avessi continuato l'università dopo probabilmente non solo i 2 anni, ma forse ancora qualcosa di più avrei potuto insegnare, non lo voglio fare, perché secondo me quelli che mi hanno detto dai dai vai vai sì fallo, fallo, secondo me lo farebbero, avrebbero piacere di farlo semplicemente per, cioè non perché sia bello insegnare, ma perché adesso sei dalla parte giusta, dalla parte più bella della stanza, sei dietro la cattedra e non davanti. Semplicemente per quello, perché a loro piace stare, piace avere il coltello dalla parte del manico. Ma scusa, ma un assassino? Tutti gli assassini hanno il coltello dalla parte del manico, se no come farebbero a ammazzare? Ma cosa vuol dire avere il coltello dalla parte del manico? Vuol dire che sei un assassino, no? Io penso che la scuola non ha ragione di esistere. L'unica ragione di esistere della scuola è che i genitori devono andare a lavorare tutti e due e non sanno cosa fare con i bambini. E allora la scuola è come all'origine. La scuola è nata nel 1750, ragazzi. Non c'era prima la scuola. C'erano le accademie che erano un'altra cosa. Ma la scuola è nata perché nel 1750 è nata l'industria. E l'industria aveva bisogno di operai, uomini e donne, i quali non sapevano cosa fare dei bambini. E allora sono nate i silos, che all'inizio della scuola erano dei silos dove i bambini si raggruppavano, intanto che i genitori andavano a lavorare. E poi si sono trasformate in aule scolastiche, insegnamento, eccetera, eccetera. Ma la scuola è nata per via dell'industria, perché non sapevano cosa fare dei bambini. Capito, Davide? Sì, a me risulta che l'istruzione obbligatoria sia stata introdotta intorno alla seconda metà dell'Ottocento e in certi paesi anche dopo, mi pare, perché si può parlare di scuola nel Settecento solo riferendosi ai gesuiti. Intanto io ho detto 750, Sì, quando nasce l'industria. Nasce l'industria. sì, All'inizio sì, nasce ma l'industria scusa, e non ma c'è bisogno di avere un attimo. tanti operai. No, Ma è ma verso l'Ottocento, è verso la ma metà dell'Ottocento che anche le donne vanno a lavorare in fabbrica, capisci? Quindi sì, ma nel è sempre. Settecento, a No? me risulta che nella seconda metà del Settecento, a me risulta che i bambini non andassero a scuola e gli unici che andavano a scuola nella seconda metà del Settecento, mettiamo, erano i ricchi, ma appunto di solito andavano dei gesuiti. Sì, vabbè, queste sono le particolarità di un luogo rispetto a un altro, ma di fatto la È così, scuola è era andata così in ovunque. soccorso. No, no, la scuola è andata in soccorso al fatto che i genitori dovevano andare a lavorare tutti e due. Quindi in un primo tempo no, perché in un primo tempo semplicemente andava a lavorare il padre di famiglia e la madre stava a casa con i bambini. Quando è nata la necessità di arrotondare un po' l'orientate, che la madre è andata anche lei a lavorare, e i bambini? Bambini, No, allora adesso beh, la. Silvano, a me risulta che in quei periodi, seconda metà Settecento, fine Ottocento, ma anche inizio Novecento, spesso i bambini lavoravano anche loro da quando avevano magari 5-6 anni delle volte, non solo in fabbrica. Ma anche adesso i bambini lavorano.
Cosa ti No, chiedono? no, adesso no. Vanno Nei giù? paesi, tra Ma voi virgolette, scherzate? nei paesi sviluppati no. Ma voi scherzate? Vanno giù da vedere quando raccolgono la frutta. Quanti bambini dai 7 agli 11 anni, 12 anni sono lì che lavorano? Mi Certo che informerò. neonati, non sono mica i neonati che vanno a raccogliere la frutta. Capito? Anzi, i bambini dai 7 ai 12 anni sono bravissimi a salire sugli alberi e quindi possono lavorare bene a raccogliere la frutta, capito? Comunque, la Federica io l'ho già baciata 3 volte durante la trasmissione. Federica, spero che Va tu abbia bene. avvertito, l'infinita delicatezza dei miei baci. Io non faccio come i maschi, Federica, che quando si avvicinano alla tua bocca subito ti mettono la lingua in bocca. Non lo farei mai, mai. Io ti sfioro le labbra con le mie labbra, ma le sfioro alla distanza di un millesimo di millimetro. Le sfioro senza toccarle, per cui tu provi un brivido veramente forte. Un'estasi. Ascolta, Un'estasi, sì. invece Samuela, ecco, se vuoi fare l'amore anche con lei, no, scherzo. Samuela invece scrive: secondo te è necessario gestire un'emozione come la rabbia, reprimendone l'impeto? E come si può trasformarla all'istante per non creare danni a se stessi e a chi ci è vicino? Intanto la rabbia è qualcosa che si prepara molto tempo prima di arrabbiarsi. Intanto uno deve escludere il latrato dell'arrabbiamento dalla propria vita. Anzi, più l'altra persona ti fa arrabbiare, più tu devi diventare dolce. Ma questa è una cosa che si prepara prima, non si può improvvisamente domare la rabbia, perché la rabbia la si doma escludendola dalla propria cultura. Capito? Per esempio, un cane che ha la rabbia è pericolosissimo. Io sono andato a salvare un mio cagnolino che adoravo quando ero bambino, no? Avevo 7 anni. È andato sotto un camion e io sono andato lì e pensando di aiutarlo l'ho preso in braccio, ma lui aveva la spina dorsale rotta e gli ho procurato un dolore tremendo, un dolore così tremendo che lui, che mi amava moltissimo, per tollerarlo mi ha morso, dopodiché allora si è dovuto mandare la testa del cagnolino a Milano a studiare se lui aveva morso con un impeto di rabbia o no. Ma questo quando era già morto, si è mandato a Milano. No, no, quando gli hanno staccato la testa, sì. Certo, Ah, gli hanno staccato, quindi è morto, ok. ma hanno dovuto esaminare la testa e nella testa sono riusciti a capire che lui non mi ha morso con rabbia, perché lui mi voleva anche molto bene, capito? Certo, Anche se però, so vabbè, che qui. è una cosa più personale, quindi non ti sto riferendo a una cosa, è proprio capitata a me questa. Sì, qui mi sembra un discorso un poco diverso perché se un animale ha la rabbia è una malattia che un animale non può controllare, quindi non è che se un cane morde perché ha la rabbia lo fa per cattiveria. Non è colpa sua, ma se morde. No, no, cattiveria. Se ha la rabbia lo fa per rabbia. Ma la rabbia Appunto, non ma è. la rabbia viene dalla cattiveria, no? Lo so, ma non è detto che il mio cane avesse escluso la rabbia perché mi voleva bene, eh? Non è detto che non sia così. Chi lo sa? Guarda che ci sono delle cose. Io adesso scriverò un racconto intitolato Babbucce per gatti. Pantofole per gatti, perché c'è una mia amica che vive veramente more uxorio come se fosse sposata con un gatto. Capito?
Il gatto, secondo lei, fa tutte le cose che può fare anche un marito, anche dal punto di vista della tenerezza, figurati. Comunque, stasera abbiamo toccato vari argomenti, però sono stato molto contento, a parte che sono le 10, quindi abbiamo finito praticamente, ma Quasi. volevo che la Federica ci mandasse un messaggio prima di sparire nel nulla. Insomma, speriamo che Non ti ha scritto? non ci è arrivato nessuno, non si è fatta sentire, non si è fatta viva. Allora faccio una domanda. Federica, puoi scrivere anche semplicemente sì o no? La mia domanda è questa. Ti sei turbata rispetto a quello che abbiamo detto su di te, con te, durante questa trasmissione? Rispondere sì o no? Ecco. A me basta. Spero veramente che non ti sei turbato perché io ho detto tutto con infinito amore nei tuoi confronti. E poi ti ho dato quattro baci. Zan, zan. A kiss is just a kiss. Stiamo aspettando un Silvano, telefonato. possiamo determinare il nostro destino o invece abbiamo un destino predestinato? Chiede Luigi. No, non abbiamo nessun destino predestinato. Abbiamo a volte una debolezza del comportamento che lascia spazio al destino. E allora il destino fa quello che può, quello che succede, ma non c'è niente di determinato. Beh, ci può essere qualche cosa, mettiamo che mio papà fosse un alcolista, no? Che beveva vino dalla mattina alla sera. È chiaro che io ho i reni a pezzi, posso avere il pancreas semidistrutto, eccetera, eccetera. Però quella è un'altra cosa, è l'ereditarietà. Quindi il destino è un po' simile a Dio, no? Il destino, che uno lo inventa per poi farsi tutto quello che vuole. Era destino, e chi l'ha detto? Io sarei molto prudente sia nel trattamento di Dio, che certe volte viene descritto veramente in un modo insopportabilmente insignificante. Comunque Federica ha detto che si è scollegata per una telefonata, si sentirà tutta la puntata domani. E che sei stato illuminante. Concludiamo rispondendo io a una domanda che mi viene fatta, rispondo molto velocemente. Cosa ne penso della Kirghizia? Che, come dire, è il mondo che dovrebbe esserci e sarà un'utopia finché non ci impegneremo a come dire, a crearla anzitutto dentro noi stessi. E non c'è molto Allora, altro da dire. un breve accenno per chi non lo sa, che il mio libro Lettere dalla Kirghizia sono 10 lettere da un mondo dove nessuno lavora più di un'ora al giorno, dove lo Stato dà casa e cibo gratis a tutti, dove chi desidera fare l'amore si mette un mazzetto di fiori azzurri, capito Federica? Mazzetti di fiori azzurri sul petto in modo che lo sappiano tutti. Sarebbe bellissimo vedere per strada delle persone con il mazzetto di fiori azzurri sul petto, perché sarebbe bello vedere quante poche persone desiderano fare l'amore. Sono cose tutte senza adesso. Adesso, ma nella crisi non sarebbe così, sono sicuro. Beh, non Kirghizia, no, si saprebbe finalmente quante sono. Ecco, comunque la Kirghizia è soprattutto un paese dove i cittadini amano moltissimo di vivere, perché tutto è pensato a favore dei cittadini. Pensa che in Kirghizia ci sono sempre doppie istituzioni. Per esempio c'è il Parlamento,
che il Parlamento è accessibile a tutti, ovviamente, sì. E i cittadini vengono chiamati almeno una volta l'anno a essere in Parlamento. E poi soprattutto ci sono doppie istituzioni. C'è il Ministero del Lavoro che si occupa del mondo del lavoro e poi c'è il Ministero per il miglioramento del lavoro. Tutto ha, oltre al Ministero che lo compete, ha anche un Ministero che si occupa del miglioramento delle sue attività, capisci? Come possiamo migliorare le strade? Semplice, spiegando che è assurdo che a Roma circolino 1.200.000 automobili vuote, dove c'è solo il guidatore, quando invece a Beirut, per esempio, ne circolano massimo 50.000. Perché? Perché a Beirut una macchina non è mai vuota, è sempre colma di persone che sono per strada e chiedono un passaggio e quindi circolano le macchine, portano in giro la gente nell'andare a lavorare, per carità. Quindi una diversa concezione dell'uso dell'automobile, non 1.200.000 automobili come a Roma che sputano monossido di carbonio, che è un gas micidiale e che viene su persino qui al quinto piano, si sente puzza di monossido di carbonio, capito? Pensate che, metti che ogni macchina, visto che circola tutto il giorno a Roma, emetta 1 litro di gas. Sono 1.200.000 litri di gas che vanno a mischiarsi all'aria di Roma, capisci? Non Impressionante. so se mi spiego. Basta, chiudiamo la trasmissione, oh. Sì, prego. Allora, lo so, ringrazio un po' i nostri ascoltatori, no? Ah, voglio dire una cosa importante. Io ogni venerdì, sabato e domenica vado davanti al mio cinema a Roma, in via degli Scipioni 82, via degli Scipioni 82, e dove c'è un tavolo con tutti i miei libri e lì scrivo le dediche dei miei libri. Chi è interessato può passare dalle 18, cioè dalle 6 del pomeriggio, alle 8 di sera. Io sono lì a scrivere dediche. In genere le scrivo in forma poetica. Ecco, a proposito di poesia, è richiesta una poesia di chiusura, prego. Ah, una poesia di chiusura? Eh Una sì. poesia di chiusura inventata o recitata? Cosa Ma preferisci? se vuoi, guarda, basta che sia una poesia tua, credo. Poesia Per mia. me sì. Allora, dico quella a cui accennavo prima, no? Bene. Mi hai chiesto per amore di non amarti, perché ti inquieta non saper riamare. Bacerò la tua bocca o le tue mani. Prima la bocca, poi le mani. Abbandonerò la bocca o le mani. Abbandonerò la bocca per chiedere alle tue mani di condurmi a scoprire i tuoi nidi. Fine. Fine. La poesia è graziata. La Cosa? poesia aggraziata. Aggraziato, l'ho fatto per Federica anche. Perché ormai Federica ormai appartiene al sublime.
Beh, non solo lei, penso e spero. Allora, concludiamo ricordando che se vi è piaciuto, cioè, se vi è piaciuto quello che abbiamo detto questa sera, fatelo un po' sapere ai vostri amici e io lo so che vi diranno che non hanno tempo. E allora qui sotto c'è il link con dei video brevi fatti apposta. Adesso noi vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche con le vostre domande questa sera, vero Silvano? Sì, sai cosa potremmo fare, Davide? Forse per convincere le persone dovremmo trovare 2 minuti ogni giorno, durante i 2 minuti, per dire di cosa parleremo questo giovedì. Capisci? Cioè creando Cioè un io e te e itinerario. basta. Eh? Io e te Sì. e basta. Come? Come? Io e te e basta. No, no, no. Noi la trasmissione la faremo sempre il giovedì, no? Alle 9. Beh, allora potremmo indirizzare questo compito al gruppo Facebook che abbiamo e ai pochi che rispondono, che abbiamo 500 membri, ci chiediamo sempre, sarà colpa di Facebook, eh? Ci chiediamo sempre come mai su 500 passa membri rispondono in pochi, ripeto, sarà colpa di Facebook. La colpa Di Facebook. del virus. No! Perché Conosci Facebook? Facebook, Silvano? Conosci Facebook? Io ce l'ho Facebook. Ecco, quello. E perché può avere delle colpe Facebook? Perché la gente, perché Facebook fa vedere i post alla gente, ma certi post li fa vedere a poche persone, diciamo, mettiamola così. Allora, siamo arrivati a un'ora e passa. Ringraziamo tutti quanti e ci diamo appuntamento per giovedì prossimo, ok Silvano? Ok, pace e bene a tutti.